Mi piace moltissimo essere qui, perché ho iniziato la mia carriera facendo delle commedie. Poi ho continuato con film nei quali spero ci fosse comunque della comicità, ma la commedia mi è sempre rimasta dentro. Sicuramente con il film Le Bronzé, ma non solo quello. Ed essere qui per ricevere un premio per le commedie che ho fatto nella mia carriera è come ricevere una specie di piccola legion d'onore. È vero che siamo in questo contesto complicato per il Covid, per il cinema, per la frequentazione, per i produttori un po' reticenti. E allora, quando è possibile sostenere, aiutare, partecipare e dire «Ecco, sono qui, siamo qui, coraggio, c'è bisogno di questo». I maestri della commedia italiana per me sono i cineasti che appartengono al passato. Sono Monicelli, Risi, ma non saprei chi sono quelli di oggi. E in Francia è la stessa cosa. Non significa dire che il cinema è morto, sarebbe odioso affermarlo, ma i grandi cineasti appartengono più al passato che al presente. E questo è un peccato. Ricordo che quando feci il film Tandem, uscito in Italia, mi dissero «è un film molto italiano». Fui molto fiero di questo. Io fare un film molto italiano. Quest'anno sono i 30 anni del marito della parrucchiera, è il compleanno quest'anno. Che ricordo ha di quel film? Ça fait 30 ans della sortie du film Le mari de la coiffeuse. Voilà. Et donc, quel souvenir vous avez du film? È molto curioso per il marito della parrucchiera, perché ho un ricordo di quando sono venuto a Roma per incontrare Anna Galiena. Avevo visto una sua foto in bianco e nero e mi sono detto, sono sicuro che lei è quella giusta. Ci incontrammo nel bar di un albergo, lei arrivò puntuale e senza nemmeno il tempo di farla sedere accanto a me esclamai, è lei, per forza che lei, non ho bisogno di cercare nessun'altra attrice. È un ricordo che mi commuove, averla incontrata, provando una specie di certezza, come una storia d'amore, se vogliamo, una specie di colpo di fulmine, professionale naturalmente, ma anche sentimentale. E poi una curiosità su questo film. È quello che mi ha provocato la maggiore insonnia e dubbi. Mi dicevo che stavo facendo un film che non avrebbe interessato nessuno con questa parrucchiera dai capelli corti. Fui inquieto per tutta la durata delle riprese. E quando uscì nelle sale, di tutti i film che avevo fatto, è stato quello che ha avuto il più grande successo internazionale, di cui si parlava a Tokyo, come in Germania, in Inghilterra e anche in Spagna. E lì rimase per un anno nelle sale. Fu qualcosa di davvero incredibile. Mentre giravo questo film non avrei mai potuto immaginare che sarebbe accaduto tutto questo e anche che se ne sarebbe parlato 30 anni dopo, dato che me lo sta chiedendo. Uno dei film che amiamo di più noi invece è L'uomo del treno, che ricordo a diciamo Rochefort e Johnny Hallyday di quei giorni. C'è un dei film con Italia con M de plus. Che souvenir vous avez de ce film e di cette période-là? È il film con Jean Rochefort e Johnny Hallyday. Allora faccio una piccola parentesi per raccontare che quando andai a Roma per fare la promozione del film ho assistito alla proiezione nella versione doppiata in italiano. Un doppiaggio esemplare, formidabile. Ho incontrato l'attore che doppiò Jean Rochefort per ringraziarlo. È stato magnifico. Il film è stato interpretato così bene come nella versione francese. Ciò che è divertente di questo film è che quando si creano delle storie, si cerca di fare in modo che i personaggi, gli attori e le situazioni si incontrino per capire a cosa possono portare. Ed è vero che è difficile immaginare di fare un film con Jean Rochefort e Johnny Hallyday. E Johnny non deve
apparire come il cantante, ma fare un gangster di provincia che incontra un professore di francese in pensione. E anche se non è facilissimo, piano piano tutto questo lo si può ricamare. Ho veramente adorato girare questo film. Conoscevo già bene Jean Rochefort per i film fatti insieme precedentemente. L'uomo del treno mi sembra sia stato l'ultimo, mentre per Johnny Holiday devo dire che mi è piaciuto tantissimo filmarlo. Mi piaceva l'uomo che era, generoso, attento agli altri, per niente idiota e fedele nell'amicizia. Ed era soprattutto un ottimo attore.